alla nostra postazione microfonica il preside, affettuosamente lo possiamo chiamare così, visto che stiamo parlando naturalmente dell'ingegnere, capitano e preside Nicola Pavone, che è stato dirigente del liceo classico, oggi istituto familiare. Un convegno molto importante questo di Garibaldi. Comunque lei nella scuola ha sempre promosso queste iniziative, no? Sì, da dirigente scolastico, in particolar modo nell'istituto familiare, ho promosso le iniziative per sensibilizzare i giovani alla storia, e devo dire che sia i giovani sia le famiglie hanno risposto positivamente, perché la cittadina di Melito è una cittadina veramente eccezionale. Ha una marcia in più la cittadina di Melito, ha un museo garibaldino che è un simbolo non solo per Melito, ma un simbolo per la Calabria e per tutta l'Italia. E da qui è partita l'unità d'Italia, e quando oggi abbiamo voluto rievocare lo scoppio della prima guerra mondiale, anche se la nostra entrata in guerra risale al 23 maggio, l'anno successivo, il centenario del 23 maggio, praticamente c'è la dichiarazione di guerra entrata, perché in questo periodo l'Italia è caratterizzata da una neutralità assoluta. E diciamo che con questa guerra noi abbiamo voluto ricordare, nel centenario della Grande Guerra, anche Garibaldi, perché a Garibaldi è stato l'antesignano. Non dimentichiamo che a Bezzecca Garibaldi si fermò, stava andando avanti, e disse all'allora che gli ordinava di fermarsi: obbedisco, con un telegramma che è rimasto nella storia. Ed ecco, non per fare facile polemica, ma la città di Melito continua a essere vittima di questi falsi storici. Lei poco fa giustamente ha detto: l'unità d'Italia è partita da qui. C'è ogni sasso, ogni ciottolo di Melito Porto Salvo trasuda storia da tutti i pori. E infatti noi abbiamo avuto qui due sbarchi, uno qui, il primo, e il secondo molto vicino a Melito. E quindi questi due sbarchi sono stati significativi, e sono stati quelli che hanno gettato l'unità d'Italia, e che hanno consentito a noi italiani di essere liberi e ad avere un'Italia unita. Quindi la Casina dei Mille, il Lungomare dei Mille, il Corso Garibaldi. Ecco, da noi forse abbondano, ma ogni città ha il suo Garibaldi, ha il suo corso, o una piazza intestata a Garibaldi, all'eroe, l'eroe non solo nostro, ma l'eroe dei due mondi. Ringraziamo il preside, dirigente, capitano Nicola Pavone, e proprio tutto, la linea può tornare allo studio.